Una domanda che mi fate spessissimo è: Andrea, come risolvi il problema del fango nel pollaio? Con questo video provo a rispondervi. Intanto liberiamo i pitorini che vogliono andare un po' a giro anche loro, giustamente. Mettiamo il ramoscello. Vogliono andare un po' in giro, su su, fuori fuori. Ecco come si presenta il pollaio, qui lascio anche aperto, dopo le piogge incessanti di questi giorni. Quindi tutta una fangaia incredibile, anche se vi annuncio già che l'anno scorso feci, no, forse 2 anni fa, provai con un metodo un po' così, un po' da pazzo, per eliminare il fango all'interno del pollaio. Quindi andai con la mia bella macchinina, che poverina è una macchinina e non è un camion, a comprare, mi sembra, 500-750 kg di sabbia e la tirai tutta all'interno del pollaio. Ora non, probabilmente non ritrovo più le foto perché ho cambiato telefono e le ho perse, ma tirai 750 kg di sabbia all'interno del pollaio per provare a risolvere il problema del fango. E infatti delle volte quando piove si vede riaffiorare fuori la sabbia da sottoterra. Ovviamente questo esperimento è fallito. È vero anche che grazie a quei 750 kg di sabbia il mio terreno del pollaio si è un po' alzato di livello e quindi ci abbozza meno l'acqua, questo è vero, però il fango tanto riesce comunque a venire fuori. Quindi con l'esperienza della sabbia e l'errore ho optato per un'altra soluzione che utilizzano già altre persone e che io utilizzo da un po'. Ovviamente questa cosa però va ripetuta nel tempo. Non a caso questo video era iniziato dalla stalla e da io che caricavo il fieno sulla cariola, perché la soluzione per il fango nel pollaio è proprio lei, ovvero la paglia o fieno, come volete dire, che le mie capre scartano, perché sì, le mie capre sono un po' stronzette e da qui riescono a sprecare tantissimo fieno, sia di qui che di sopra. Infatti poi dovrò modificare anche la grebbia e vi ci farò anche un video dedicato. Quindi ovviamente se non vuoi perderti il prossimo video che uscirà sulla grebbia che modifico per le capre, mi raccomando, qua sotto c'è il tastino rosso iscriviti e così ti tieni sempre aggiornato e mi aiuti. Comunque, il fieno per le capre o la paglia per le capre, perché la utilizzo? Primo, perché è gratis, perché ovviamente quella che tirano in terra poi loro non la mangiano, quindi non posso ridargliela da mangiare perché non la vogliono, quindi sarebbe uno scarto. E come sapete, nelle fattorie e nelle aziende agricole non si butta via niente, bisogna sempre riutilizzare tutto. Quindi lo scarto che è per qualcuno è per me un tesoro. Quindi lo scarto delle capre per me è un tesoro, perché io lo butto all'interno del pollaio e risolvo il problema della fanghiglia. Perché mi è venuto in mente proprio di farlo oggi questo video, di fare oggi questo lavoro che dovevo già fare? Perché ieri sera sono venuto dalle galline, c'era un'anatra che cercava di montare un'altra anatra, quella sotto a un certo punto è scappata, ha battuto tutte le ali in terra, battendo le ali in terra ha sollevato tutta la roba che c'era in terra, quindi acqua, cacchina, pipì, tutto quel che c'era in terra è venuto in faccia a Andrea. E quindi ok, quindi da lì ho detto domani faccio quello che devo fare. Quindi qui abbiamo tutto il nostro fieno di scarto delle capre che ora dovremmo montare, c'ho il sole in faccia, dovremmo montarlo sulla cariola per fare il giro e portarlo nel pollaio. Aiutatemi!
Quindi dopo una bella sgropponata, il pollaio si presenta così. Vi ricordate com'era prima? Era praticamente così. Era tutto una fanghiglia, invece ora si presenta con un bello strato di fieno a ricoprire tutta la superficie in modo che le galline non siano più nell'umido. Io lo tiro nel pollaio per questo problema, ma volendo il fieno e la paglia che abbiamo dato alle capre, ma anche il fieno e la paglia in generale, possono essere utilizzate per vari motivi nell'orto, sia per fare la facciamatura, che lo usano in tantissimi, sia per fertilizzare. Infatti io quando non ho bisogno di tirarlo nel pollaio lo tiro nell'orto durante l'inverno, in modo che poi a primavera, quando vado a fresare la terra, freso anche insieme la paglia o il fieno che sia e mi migliora la struttura del terreno aggiungendo anche tantissima sostanza organica. Vabbè, questo era un piccolo inciso sull'orto. Comunque, questo è il risultato finale. Ho fatto uno strato di circa 5-10 cm di fieno. Ora, ovviamente, lo dovrò fare su tutta la superficie, soprattutto qua e soprattutto lì dietro, che è dove ci va più acqua in assoluto, e con questa soluzione le galline sicuramente si troveranno meglio, saranno più pulite, le uova saranno più pulite perché calpestandole non le sporcheranno perché avranno le zampe più pulite, anche se io ho i nidi, quelli là della Novital, con il piano inclinato, così già non le sporcano anche se ci fosse il fango, però ovviamente questa è una cosa in più se non avete i nidi con il piano inclinato. Io continuo a lavorare perché devo finire prima che venga buio. Spero di avervi dato un'idea interessante per togliere il fango dal vostro pollaio. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ah già, seguimi su Instagram. Ciao Farmer!